Renzi non è stato capace neanche di dirci vi farò i nomi questo giorno, vi farò i nomi in questo momento. E a questo, ovviamente, noi non rispondiamo chiudendoci a riccio, ma facendo una rosa di nomi che i cittadini conosceranno dopo questa assemblea e dicendo anche che al quarto scrutinio, se ci dovessero essere dei presupposti per riuscire a modificare gli equilibri di maggioranza in Parlamento, perché secondo la Costituzione l'ideale dei padri costituenti era eleggerselo ad oltre la maggioranza assoluta, visto che i tre scrutini sono di 2/3, faremo anche una votazione lampo sul blog per chiedere se loro, se i nostri iscritti, sono d'accordo con un cambio di rotta che ci può portare. Io non so se a mettere in difficoltà il patto del Nazareno, ma sono sicuro che i nostri attivisti avranno buon senso nel pensare di dirci sì ad un nome o ad una strategia che può sicuramente portare un vero garante al Quirinale.